Tra il 2014 e il 2018 sono giunti in Italia circa 70.000 minori stranieri non accompagnati attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Di questi, circa il 90% hanno tra i 15 e i 17 anni e da allora circa 60.000 hanno raggiunto la maggiore età. Questa ricerca è il risultato di uno sforzo congiunto delle tre agenzie delle Nazioni Unite presenti in Italia in supporto ai bambini e adolescenti migranti e rifugiati, UNHCR, IOM e UNICEF. Abbiamo voluto capire meglio quali sono gli ostacoli e i fattori che supportano la transizione di questi ragazzi e ragazze giunti in Italia durante appunto una fase molto delicata della loro vita. Con questa ricerca abbiamo voluto esplorare anche quali sono i percorsi che possono intraprendere per poi poter informare le politiche e massimizzare gli sforzi di coordinamento. La ricerca si basa sul concetto di tripla transizione, dall'adolescenza all'età adulta, dal paese di origine a un nuovo spazio socioculturale, e attraverso il trauma che molti minori migranti non accompagnati portano con sé dopo un lungo viaggio. Ciò ha permesso di mettere in luce le carenze di un approccio basato su confini di età precisi, così come definiti dalla legge italiana, e su una burocrazia lenta per ottenere la documentazione e iniziare un percorso di inclusione sociale. Il report affronta il ruolo di tutti gli attori interessati all'interno del sistema di accoglienza. Personale specializzato è necessario per soddisfare i bisogni di salute mentale e fisica di coloro che sfuggono dallo sfruttamento e anche per offrire percorsi di istruzione, inserimento lavorativo e soluzioni abitative che possano guidare questi giovani adulti verso l'indipendenza. Sulla base delle risultanze della ricerca, sono state sviluppate raccomandazioni che si riferiscono alle autorità nazionali ed europee. Queste includono lo sviluppo di politiche e servizi dedicati ai minori e alle persone in transizione verso l'età adulta, al coordinamento importante a livello centrale e nazionale, al pieno rispetto della legge italiana sulla protezione dei minori, al rispetto e alla promozione di soluzioni abitative, ricettive a dimensione familiare. E infine, ma non per scarsa importanza, al contrario, la piena partecipazione dei ragazzi ai processi decisionali.